L'alta moda per ripartire. Settima edizione della Fashion Mode, eccellenza in passerella, organizzate dalla CNA di Ascoli Piceno. Nella splendida location della terrazza sul mare di Grotta a Mare, appuntamento con la moda, il fashion, gli accessori marchigiani, ma non solo. Una grande vetrina per tutti i professionisti del settore. Parrucchieri, fotografi, acconciatori e artigiani marchigiani che danno vita ad un vero e proprio spettacolo in passerella. Le creazioni sartoriali e le eccellenze del Made in Italy vengono portate in scena come icone di stile e sostenibilità per dare nuova vita al settore più colpito dalla pandemia, l'artigianato. Non manca l'attenzione ai giovani talenti e alle nuove generazioni. Presente alla kermesse sia il vincitore del premio nazionale per giovani stilisti Filippo Francia che l'Istituto Superiore Fermi Sacconi Ceci di Ascoli Piceno con i suoi capi di tendenza. Settima edizione di questa Fashion Mood Eccellenza in Passerella. Cosa significa questa serata qui a Grotta a Mare stasera? Beh, per noi è una serata particolare perché innanzitutto ci porta ad un senso di responsabilità nei confronti delle imprese. Le imprese che, nonostante un doppio lockdown, nonostante due anni difficili oramai, perché tutto il 2020 e tutto il 2021 purtroppo nel settore moda c'è stata una contrazione importante, e quindi sentiamo il dovere in un qualche modo di poter proporre quelle che sono le loro collezioni, quelle che sono le loro linee, che ovviamente portano con grande entusiasmo e rinnovano l'entusiasmo pur nelle difficoltà. Hanno avuto un'importante contrazione del mercato estero, ma notiamo una grande voglia di ripartire, un grande stimolo per poter fare bene, per mettere in campo tutta la loro qualità che da sempre le fa contraddistinguere nel mondo. Ricordiamo che il Made in Italy è il secondo marchio riconosciuto al mondo e molto è dovuto proprio alle imprese di questo settore. Il fil rouge di questa serata è proprio il Made in Italy, che si unisce a un grande tema quanto più attuale, che è la sostenibilità. Come siete riusciti ad unire questi due elementi qui stasera a Grotta a Mare, alla Fashion Mood? Sì, la chiave innovativa è da alcuni anni che contraddistingue questa sfilata, ed è bello anche vedere come ogni anno si rinnova ed ogni anno troviamo sempre qualche spunto nuovo, dovuto appunto alla dinamicità e alla volitività delle imprese che sono sempre più stimolate a fare meglio e a creare prodotti nuovi. Oggi sappiamo che il rifiuto diventa una risorsa e di conseguenza hanno sempre più cercato di trovare anche in quelle che potevano essere gli scarti, anche in quelle che potevano essere le rimanenze, situazioni per far rifiorire poi dei capi, per far venire fuori poi delle belle collezioni. Questo è motivo anche di orgoglio, perché nel piccolo, a volte piccole imprese possono davvero dare delle grandi testimonianze, dei grandi esempi che possono essere riportati davvero in tutto il mondo. Noi ce l'abbiamo a portata di mano, perché davvero le Marche sono una regione che è contraddistinta proprio da piccole e medie imprese. Il 96,6% delle imprese ha sotto a 50 dipendenti nella provincia di Ascoli, quindi questo fa sì che la qualità è il principale elemento che le imprese mettono in campo, e questo le fa contraddistinguere di anno in anno. Grazie alla CNA questa sera si riapre questo luogo straordinario, la terrazza sul mare. Cosa significa fare questa sfilata qui stasera? In un posto così meraviglioso, così magico, io ho l'onore di rappresentare per la prima volta la CNA, tutti i miei collaboratori, tutte le persone che qua hanno organizzato questo evento emozionante. È un momento di grande orgoglio, devo dire, e che mi commuove, perché ci permette di dare lustro a quelle che sono le capacità dei nostri artigiani, delle nostre imprese. E il mondo della moda è un mondo particolare. Ogni imprenditore dice che il suo settore è un settore particolare, ma il nostro è ancora più particolare, perché oltre a fare un buon prodotto bello di design, dobbiamo anche soddisfare quelli che sono dei bisogni latenti, quindi di un senso di appartenenza, altri bisogni quindi intangibili. Per cui capire certe dinamiche, interpretare le tendenze è un momento importante, molto anche faticoso dell'imprenditore della moda. Per cui oggi possiamo dire che le aziende che stanno qua hanno saputo interpretare e vogliono a tutti i costi interpretare quelle che sono le tendenze di questo mondo e stare assolutamente sul pezzo, perché la nostra dimensione, quella di piccola azienda, è una dimensione che da un lato penalizza ovviamente,
ma dall'altro lato ci permette una grande flessibilità e una prontezza di riflessi nel dinamismo e nell'affrontare delle sfide particolarmente grintose. Qui abbiamo l'eccellenza delle marche non solo per quello che riguarda la moda, gli accessori, ma anche abbiamo professionisti di varie categorie, professionisti parrucchieri, professionisti fotografi, professionisti che appartengono a tante categorie professionali. Quindi questa passerella rappresenta una vetrina per molti settori. Assolutamente sì, perché nel mondo della moda non è solo la sartoria o il design che la fa da padrone, ma tutto quello, tutto l'indotto che si porta dietro. E noi siamo fieri di rappresentare tutte le categorie, dall'artigiano e quindi dal maestro dei capelli, quindi dal parrucchiere, al disegnatore, alla sarta, ma anche interpretiamo anche quelle che sono le nuove tendenze del mercato e quindi raccogliamo tutti quei giovani che si avvicinano con estro e con un piglio di modernità a questo nostro settore. Quindi raccogliamo assolutamente una serie di professionisti, da fotografi a parrucchieri, scenografi, ma ci piace anche pensare che siamo quelli che trascinano i nostri giovani ad esprimersi al meglio e dare il massimo in questo settore che è sia arte ma anche molta organizzazione, equilibrio estetico, per cui noi siamo fieri anche di rappresentare questi giovani. Se non diventiamo più moderni, e per modernità intendo anche una grandissima attenzione all'ambiente e anche all'economia circolare, ovvero quell'economia che non è destinata a finire ma una economia che si rigenera, questi sono secondo noi punti di forza delle nostre imprese e del nostro settore. Ben vengano i giovani, che noi amiamo con tanta passione. Io sono madre di 3 figli, quindi auspico che molti si avvicinino a questo settore anche per trovare delle opportunità e degli sbocchi professionali. La serata di stasera strizza l'occhio non solo alla moda, al fashion e all'eccellenza, ma anche al turismo e al nostro territorio. Come riuscirà la CNA a riuscire a rilanciare questo settore e ad abbracciare anche tutto quello che è il settore turistico nella nostra regione? Io ricordo che siamo partiti ben 7 anni fa con la prima edizione di questa manifestazione, Fashion Mood Eccellenza in Passerella, proprio per dare visibilità agli artigiani della moda, proprio per portare in passerella le eccellenze del nostro territorio con un occhio di riguardo soprattutto ai giovani. Sicuramente questo evento fa un po' da attrazione anche per tutti i turisti che ci sono nel periodo estivo nel nostro territorio ed è diventato un appuntamento fisso. Noi siamo partiti, ripeto, 7 anni fa e ne abbiamo fatta tanta di strada in questo periodo e quindi adesso devo ringraziare soprattutto chi ci ha creduto. Noi ce l'abbiamo messa tutta, non ci ha fermato niente, neanche la pandemia. E quindi sicuramente un grande ringraziamento va a tutta la CNA, alla Camera di Commercio, ai nostri sponsor e anche al Comune di Grottamare, che non ci ha fatto mancare appunto la disponibilità, gli spazi e tutte le accortezze di cui abbiamo bisogno per la riuscita di questo evento. La parola d'ordine quindi, come lei ricordava prima, sono i giovani. Siete riusciti a creare questa sinergia anche con un istituto superiore che stasera è in passerella con delle nuove creazioni. Come siete riusciti a unire il fashion di alta moda con i nuovi giovani che si affacciano in questo mondo? L'attenzione verso i giovani è importantissima, è fondamentale per il ricambio generazionale, per fare in modo di favorire l'ingresso di nuovi giovani nel settore moda. Le aziende hanno bisogno di giovani, hanno bisogno appunto di ricambio generazionale e noi abbiamo sempre avuto un'attenzione particolare al collegamento con le scuole del nostro territorio e non solo. Questo evento ospita le scuole di moda del nostro territorio, ma ospita anche dei giovani che provengono da un concorso nazionale ricerca moda e innovazione e proprio quest'anno avremo piacere di ospitare il vincitore, che è un marchigiano e anche una ragazza di San Benedetto. Fashion Mood Eccellenze in Passerella. Cosa significa la serata per Grottamare? Beh, non solo per Grottamare, anche per tutti gli artigiani che riescono a far sfilare le proprie produzioni.
Beh, siamo in un periodo magico dove, diciamo, l'Italia va forte nel calcio, nell'atletica e va forte anche nelle attività produttive. La moda è uno di quei settori che ha sofferto più di tutti con purtroppo questa pandemia. Oggi abbiamo dei numeri importanti che ci possono far vedere un futuro migliore. Poter realizzare una manifestazione, far vedere i nostri artigiani queste meravigliose loro produzioni che hanno del bello e del ben fatto, dà a loro la possibilità di avere ancora fiducia e di poter trovare la forza per iniziare un secondo semestre che deve essere veramente eccezionale per la moda marchigiana. Altresì dà la possibilità a una comunità come Grottammare di poter ammirare in un periodo dove ci sono i turisti, e fortunatamente è andata molto bene con la scelta del CT Mancini da parte del nostro presidente Acquaroli come testimonial. Abbiamo il pienone, di conseguenza i turisti si stanno fermando per vedere questa manifestazione, vedranno una bella manifestazione a livello artistico ma anche tante imprese artigiane che possono veramente dare un valore aggiunto alla moda marchigiana. Due sono le parole chiave di questo evento, Made in Italy e sostenibilità. Come siete riusciti a coniugare questi due grandi concetti in una sola serata? Beh, sicuramente come Camera di Commercio abbiamo chiesto a tutte le aziende ma anche alle associazioni di categoria di puntare sulla sostenibilità. Lo abbiamo fatto nel settore della calzatura proprio con un bando inerente alla sostenibilità dei campionari. Proprio nell'imminenza dell'inizio a settembre del MICAM, quelle aziende che avranno questa possibilità siamo sicuri che hanno un gap in più da mettere in campo. Sulla moda la sostenibilità diventa un valore aggiunto perché oggi più che mai le famiglie cercano anche degli abiti sostenibili, abiti che magari hanno anche delle produzioni con materiale riciclabile che sono anche loro innovativi. E perciò io penso che il connubio che la CNA di Ascoli Piceno ha messo in campo su questa tematica è importantissimo. Sul Made in Italy non dimentichiamo che è il secondo brand a livello mondiale. Lo dobbiamo tutelare, logicamente a livello europeo è sempre più difficile, ci sono nazioni che hanno difficoltà ad accettare un Made in Italy come quello che chiediamo noi, però i nostri imprenditori ci chiedono di tutelarlo al massimo. Con le associazioni di categoria, con la regione, anche con queste manifestazioni dobbiamo tutelarlo anche facendo conoscere realmente che il Made in Italy italiano è fatto di eleganza, di maestria, è fatto di bello e ben fatto, è fatto anche di cuore. E allora lì dovremo puntare, sicuramente avremo un futuro con tutti i finanziamenti che ci arriveranno importanti che potremo mettere in campo. I giovani protagonisti di questa serata, siete riusciti a coinvolgere anche gli istituti superiori che aspirano a diventare magari eccellenze nella moda. Come partecipano questi ragazzi delle superiori a questa serata di alta moda? Partecipano perché il futuro della nostra comunità e anche di questo settore è sui giovani, perciò noi abbiamo degli istituti che lavorano proprio sulla moda, degli istituti e delle professoresse che danno un valore aggiunto a questi ragazzi che possono iniziare e poi dopo entrare in questo mondo che è difficilissimo, però è un mondo che dà tanta soddisfazione e i numeri che noi abbiamo pre-Covid erano numeri importanti sulla moda, perciò se riusciremo a far innamorare sempre di più i nostri giovani noi avremo delle nuove idee da mettere in campo per essere attrattivi in quei mercati che purtroppo abbiamo perso con la pandemia.